7000 o tanti amici, non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la ta, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la ta, o tanti amici, non lo so. Ecco. Ciao, buon pomeriggio e buon lunedì amici telespettatori di Casa Comedy Teledauna. Buon pomeriggio Piero. Buon pomeriggio Federica, è vero Federica. No, facciamo un primo piano su Federica oggi. Ragazzi, oggi vi ecco, canto la pianta. Bella lavanderina. Sì. No, la sposa cadavere. Sì, vero, la sposa cadavere di Tim Burton, sì, che tra l'altro ho visto. Molto carino questo film di animazione particolare. Allegro, però ha una bella morale. Te lo consiglio. No, li ho visti tutti quelli di Tim Burton, quindi insomma. Beh, allora saprai di cosa parlerà. Assolutamente. Assolutamente. E quando dici assolutamente vuol dire no. Oh, bellissimo questo. Ti piace? Gioco anni 30, sì. No, è sì. Anni 50. Anni 40, sì. Vabbè, Federica, iniziamo la nostra oggi. E ha preso troppo sole. Siccome io sono stanco, il Foggia ha vinto, oggi infatti. Io ufficialmente... Cosa? Troppe emozioni. Sì, troppe sì. Emozioni, troppe emozioni. Cioè, ero così allegro, poi vi spenerica. Cioè, però in realtà saprai, no? Che indossi sì. La maglia di colore... Serenity, esatto. Serenity. Lo so. Esatto. Assolutamente. Oh, oggi faccio il valletto, sappiatelo sì. Tutti, sappiatelo. Oggi sarò il valletto di Federica. Quindi, strano ma vero, Federica, fa tu. Oh. Chi sono i nostri ospiti? Oggi parleremo di musica e parleremo di un progetto molto, molto particolare, molto bello, molto interessante. Lo approfondiremo, andiamo subito a conoscerli. Cioè, anche questa volta Made in Foggia. Made in Foggia, sempre, quasi sempre, insomma, sì, Made in Foggia. Allora, cioè, abbiamo con noi... non sono di Foggia, anche gli altri proprio non ci... No, non è no, vero. No, non è vero. Quindi presentiamo la dottoressa Antonella Blonna, che fa parte dell'amministrazione dell'associazione Giaco. Benvenuta e buon pomeriggio. Poi abbiamo il maestro Pucci Chiappinelli, che è il presidente dell'associazione. Beh, ed è anche un personaggio conosciutissimo. Certo, ed è anche infatti l'insegnante di pianoforte, musicista. E poi abbiamo Andrew Yoon. Andrew Yoon, che è, sì, che è una musicista, sì, insegnante di violoncello. Docente di violoncello. Felicissima di essere molto. Qui in televisione. Sì, infatti, tra l'altro, ti ha detto che ballerà. Vero? Mi hanno detto che è venuta qui proprio per questo. È venuta per quello. Ci farà conoscere una danza tradizionale coreana. Yeah. Ecco, non si pensano le parolacce, non si pensano. Stiamo naturalmente scherzando, è lunedì, siamo tutti non allegri. Non è la danza che devi fare. ecco. Allora. La puntata di oggi, visto che io oggi faccio proprio no. la valletta, la puntata di oggi è offerta da Corte Buona, che mette a disposizione dei nostri telespettatori, quelli che ci chiameranno dalle 15.30 in poi allo 0881 33 0035, che fame, 400 grammi di prosciutto cotto arrosto. Tra l'altro devi sapere che questo prosciutto cotto arrosto della Corte Buona lo mangia sempre Gianni... Notizione, il panino col prosciutto cotto, quindi se lo mangia Gianni, che è il nostro camera, Gianni Martirio, se lo mangia Gianni, cioè è buonissimo. Cioè, ma Gianni è un po' un camion dell'immondizia, cioè, ma qualunque cosa ingurgita, tipo me, diciamo. È bravissimo Gianni. È bravissimo, ogni volta guarda Gianni proprio. Ma perché io in realtà ho ricordo di Gianni di tanti anni fa quando conducevo. Quindi ti ha dato del vecchio Gianni. No, sì. Quando conducevo il filo di Arianna con Francesco Gitto, che saluto. Sì, impegnato in Ben Hur 2. Sì, ma film. Quando termineranno secondo te? Hanno deciso finalmente la data, hanno deciso. Con le Olimpiadi, sì. Con le Olimpiadi, le nuove Olimpiadi sì. Di San Severo 2042. Pensa. Assolutamente. Quindi chissà se lo vedremo mai in realtà. Cioè no, beh, io nel 2042 mi auguro di essere qua, tu sei anziana. Ma io no, dai, non è vero, giovane. Tra l'altro oh. Francesco mi ha detto anche che domani devo andare a rigirare. Perché cioè, hanno fatto schifo. Sì, esatto. Devi andare. Avanti, allora, vabbè. Arriviamo allora. A noi. Cioè, abbiamo presentato Seri. Tre artisti. Certo. Presentiamo l'associazione Giaco. No? Oh. Allora, spiegateci un po' com'è nata, di che cosa si occupa.
Ne parlo io. Certo, chi vuole, insomma. Allora, l'associazione nasce nel 2006 per volontà di mio padre, mia, di mio fratello. Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di musicisti, per cui mio padre è musicista, un grande maestro che non c'è più, però un grande maestro. Per cui, per volontà di mio padre, abbiamo poi continuato l'esperienza che in primo luogo vuole promuovere appunto artisti del territorio, per cui tanto è vero che la nostra associazione è un'associazione di promozione sociale e culturale, per cui ci siamo occupati in questi anni appunto di promozione, tra le altre cose, adesso non viene il comico che spesso... Santino Caravella. Santino Caravella ha cominciato proprio esprimendosi nella sua vita. Quello di Scommesso Male. No? Bravo. Che inizialmente... è stato un grande successo. Che inizialmente era in coppia con... la coppia si chiamava Gigi e Santo. Ah, ecco. Hanno cominciato, abbiamo avuto l'onore di diciamo, averli come ospiti della nostra associazione. Quindi non vi occupate soltanto di musica? No. Di arte, diciamo, a 360 gradi. Poi nel tempo abbiamo avuto un furto, ci hanno rubato tutti gli strumenti, tutti. Per cui siamo stati costretti a fermarci perché non avevamo risorse per... A Foggia questo, a Foggia. Ovviamente. Vi ha reso ancora più orgogliosi. Beh, certo, sì. Diciamo che da una parte questa cosa ci ha un po' incattiviti, tra virgolette, cioè ci ha dato più carattere, per cui siamo andati, abbiamo ripreso le forze, siamo andati avanti e poi siamo arrivati ad oggi. Nel frattempo quindi il furto abbiamo dovuto chiudere, poi viene a mancare mio padre, per cui avevamo deciso di non continuare. Poi le cose della vita, nella vita può succedere di tutto, si incontrano delle persone come Antonella, come certo. Alfonsina che oggi non è presente, per cui da un'idea... No, il vicepresidente. No. Ah, ok. Da un'idea che chiaramente presa anche in eredità da mio padre, grazie ad Alfonsina, grazie ad Antonella, è stato possibile sviluppare un progetto che è stato finanziato. Per cui adesso siamo già in corso d'opera. Il progetto avrà la durata di 18 mesi, è partito a giugno scorso, anzi ne approfitto per invitarvi il 5 giugno dopo la partita del Foggia, perché festeggeremo. Sì, bravo, dopo. Anzi, tra altre cose, se noi la vediamo insieme, poi facciamo... Bello. Volendo anche prima. Bene, bene, bene. E quindi... quindi per festeggiare questo anno insieme, no? Per festeggiare il primo anno di attività. Questo progetto qual è? Cioè, allora, progetto il progetto è questo, la pietra scartata. Non so se il sudore riesce a... si sarà affuso. Eccolo, la pietra scartata. Ha qui un significato, non è casuale. No, non è casuale. La pietra scartata... qualcosa di biblico. Sì. E infatti la pietra scartata è divenuta testata d'angolo, quindi poi mi hanno spiegato che anche architettonicamente gli ingegneri con le pietre appunto di scarto fanno le testate d'angolo, cioè gli angoli dei palazzi che sono molto molto robuste. La nostra pietra scartata appunto è rivalutare ragazzi che nella vita in qualche maniera hanno avuto delle problematiche, comunque diciamo che siamo rivolti alla fascia più debole della società, per cui diamo la possibilità a questi ragazzi di costruire insieme delle belle cose. Nel nostro caso, nello specifico, si parla di musica, per cui favoriamo molto i laboratori di musica d'insieme, per cui i ragazzi sono coinvolti in queste attività, che vanno dalle attività corali alle attività orchestrali, ma il nostro progetto prevede un altro aspetto, che è quello del riciclo. Per cui i ragazzi
avranno il loro approccio poi allo strumento tradizionale attraverso però dei laboratori di liuteria. Per cui con materiale li costruite voi? Sì, con materiale di scarto, utilizzando materiale di scarto, quindi costruiamo appunto degli strumenti. Chiaramente non stiamo parlando di... Ha un significato questa cosa, certo, utilizzare il materiale di scarto. Certo, bello. Ricordiamo bello. Anche che la pietra scartata abbraccia una fascia d'età di ragazzi dai 14 ai 20, ai 20, giusto? Sì, una fascia d'età critica, diciamo. Particolare, certo, in cui i giovani comunque si possono perdere o possono, certo, un po' barcollare. Allora, Carmine, ci dovrebbe essere un video? Carmine? Dico, ci dovrebbe essere un video dell'intervista allo Giaco. Quanto è brava Federica come conduttrice, eh? Dai. No. Ecco. Questo è un... Poi vi, magari, sì, poi dopo ne un po' le attività che facciamo. Anzi, possiamo approfittarne magari. Sì, va bene, se volete possiamo mandare anche questo. Sì. Vai. Che bello! Allora, questo era un insegnante che vi viene a trovare spesso, no? Ogni martedì, tutti i martedì, praticamente abbiamo la lezione di batucata, tanto è vero che in questo mese dovremo riuscire a fare una manifestazione in città. Bellissimo, con tante persone. Con tante percussioni, per cui vi invito anche questa volta. Questa invece stiamo collaborando con un'altra associazione, Civico 21, che come si può vedere si occupa di ragazzi down. Ah, oh, bello. Questa è anche, c'è Elena, sì, Elena, sì, questa, sì, sì, giusto, sì, sì, è stata qui da noi. Qui stanno cantando. Oh, sì, no, qui praticamente stanno facendo le prove. Esatto, sì, sì. Stavamo facendo le prove perché abbiamo già fatto un concerto con la crescita sociale insieme con i ragazzi. Cioè, i ragazzi hanno costruito le coreografie di un brano che abbiamo suonato insieme, per cui è stata pure simpatica. Bello, molto, molto interessante. Tra altre cose, un ragazzo dell'associazione Civico 21 frequenta anche il corso di batucata con noi. Ah, un ragazzo, bene, bravissimo. Bene. Quanti ragazzi ci sono? Allora, il progetto in realtà prevedeva diversi ragazzi, però anche qui noi abbiamo avuto un po' di difficoltà nel reclutare, diciamo, persone. Sembra strano nella nostra realtà, però abbiamo avuto difficoltà a reclutare persone, diciamo, a svantaggio sociale. Con molta difficoltà. Cioè, questo non significa che noi siamo una città con un grande vantaggio. Ecco, purtroppo non lo è. Purtroppo non è così, però abbiamo avuto un po' di difficoltà. Comunque siamo riusciti tramite
diverse associazioni del territorio a reclutare. Al momento siamo una ventina, abbiamo più o meno ventina di ragazzi del progetto La Pietra Scartata, che quindi frequentano il percorso, mentre ne abbiamo 7 del Ministero di Grazia e Giustizia, con i quali stiamo portando avanti un progetto alla legalità, sulla legalità. Quindi vi interessate di diversi progetti, diciamo, questo è allora, quello centrale. Sostanzialmente, il progetto diciamo che è volto al benessere proprio. Ce ne siamo convinti, a parte dopo aver fatto comunque un'analisi del territorio, ci siamo resi conto che culturalmente, insomma, il nostro territorio purtroppo è poverello. Sì, è carente. È carente. Per cui ci siamo detti, se noi riusciamo comunque ad alzare questo di poco il livello, ce ne ritorna positivamente. Certo. Voglio dire, se questi certo, ragazzi, invece di stare per strada, invece di andare a mettere le bombe, invece di bucare, di graffiare le carrozzerie delle macchine, invece di fare tutta una serie di azioni, fossero impegnati in un'altra attività, altre attività più costruttive, certo. Allora intanto non stanno per strada. Certo, è già una cosa. Poi sono insomma tutte cose in divenire, cioè lo stare insieme comunque poi chiaramente favorisce lo sviluppo dei pensieri, di costruire insieme agli altri, è possibile costruire insieme agli altri altre cose, che così come è stata possibile la nostra esperienza, se fossimo rimasti da soli, non sarebbe stata possibile. Ci siamo uniti, la forza di tante persone ha reso possibile questa esperienza. Certo. C'è qualcuno di questi ragazzi che quindi questi diciamo disagiati, chiamiamoli così, che però ha una vera predisposizione per la musica, per l'arte? Posso, tutti. Sì. Tutti. È bellissimo fare le domande a lei e rispondere. No, cioè, è bellissimo. Cioè, ci provo, vabbè, ho provato lui 3-4 volte. Ma no, ma quando, no, quando lei la dovete parlare di numeri, allora se parlate di numeri, allora sì, vogliamo dare i numeri, sì. 4 per 8? Ecco. Fuori ufficio non rispondo. Ma lo dico davvero con cognizione di causa. Noi abbiamo davvero, è da pochissimo che abbiamo cominciato con le lezioni proprio, e vi posso garantire che l'apprendimento è molto 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 veloce, semplicemente perché la nostra esperienza non è una scuola di musica, cioè da noi non è che si viene a studiare musica. Certo, assolutamente. La nostra è uno spazio ricreativo, certo, dove l'attività principale è fare musica. Certo. Per cui già lo spirito, cioè si viene con un altro spirito, non c'è l'assillo della lezione frontale. Non ma c'è sì, deve essere una cosa anche abbastanza soft, in modo che comunque non debba pesare. La nostra preoccupazione non è quella di creare dei musicisti, anche perché certo, purtroppo i musicisti sono tutti disperati, anzi è meglio che, molto meglio non crearli, per cui è una forma diversa per stare insieme. Invece di giocare a carte, noi suoniamo e ci divertiamo. Bellissima questa cosa. Oh, noi adesso andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nella seconda parte conosceremo ovviamente Andrew, perché canterà. È carino, vero il nome Andrew? Finalmente sì, mi piace. Andrew, sì, ma si dice proprio Andrew. No, ecco, cioè come si dice veramente? Andrew. È un po' più coreano. C'è una telefonata? No. Sono io che lo... Sì. Dai, 081-33-0035, non solo per giocare insieme a noi, ma anche per chiedere delle curiosità ai nostri ospiti. Pubblicità. A tra poco. Offerte incredibili combinazioni. Valide dal 30 maggio all'11 giugno. Passata di pomodoro Granoro a 0,49 centesimi. Pomodori pelati De Santis a 45 centesimi. Condiriso Berni 300 grammi per 2 a 2,79 euro. Tonno Mare Blu 80 grammi per 3 a 1,89 euro. Fette biscottate Mulino Bianco a 1,59 euro. Latte parzialmente scremato Cordisco a 58 centesimi. Caffè Classico Motta a 2,59 euro. Pepsi Cola a 35 centesimi. Succhi Yoga 1 litro a 89 centesimi. Tovaglioli Scottex a 1,39 euro. Dixon lavatrice 25 lavaggi a 3,79 euro. Stracchino alta qualità Granarolo a 89 centesimi. Grattugiato 100 bontà Biraghi a 89 centesimi.
yogurt intero Parmalat a 59 centesimi, pancetta a cubetti Beretta a 1,09 euro, barattolino San Montana a 1,99 euro. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Mozzarelle secche, 4 torri. Appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati con V. La differenza in evidenza. Offerte imperdibile con V, valide dal 30 maggio all'11 giugno. Passata di pomodoro Granoro a 0,49 centesimi. Pomodori pelati De Santis a 45 centesimi. Condi riso Berni 300 grammi per 2 a 2,79 euro. Tonno Mare Blu 80 grammi per 3 a 1,89 euro. Fette biscottate Mulino Bianco a 1,59 euro. Latte parzialmente scremato Cordisco a 58 centesimi. Caffè classico Motta a 2,59 euro. Pepsi Cola a 35 centesimi.
succhi yoga, un litro a 89 centesimi. Tovaglioli Scottex a 1,39 euro. Dixon lavatrice 25 lavaggi a 3,79 euro. Stracchino alta qualità Granarolo a 89 centesimi. Grattugiato 100 bontà Biraghi a 89 centesimi. Yogurt intero Parmalat a 59 centesimi. Pancetta cubetti Beretta a 1,09 euro. Barattolino San Montana a 1,99 euro. Eccoci qua. Stavamo un attimo chiacchierando. Sì, chiacchieravamo, siamo tutti contenti, è lunedì, che bello. Sì, lunedì. Vabbè. È lunedì. Vabbè, ma sai perché? Perché questa settimana è giovedì, in realtà è festa, no? Vabbè, ma oggi è sempre lunedì. Vabbè, cioè, era per vedere il lato positivo. È vero, non c'è un lato positivo. Mi sa che c'è una telefonata. Ecco, ecco, c'è il una lato telefonata. Positivo. Ok, bene. Pronto? Pronto. Ecco, ciao, mi mancava, anche mancava. A me, però non è Luigi Rider. Non è Luigi, cioè chi è? Scusa, puoi ridire il tuo pronto? Pronto? È sparito. Pronto? Cioè, ora non hai capito chi ciao, è. Ciao, è Carlo. Ciao Carlo. Non ciao Federica. Come stai? Come state? Oggi sto senza voce. Cioè, solitamente hai un vocione, no? Quindi è un messaggio subliminale. Sì, intanto canti lo stesso. Cioè, nel senso, non voglio cantare perché... Cosa? Oggi non voglio cantare perché sto senza voce, ho già gridato troppo per i fogli. Non è un problema, canta tua moglie che è accanto a te, qual è il problema? Ecco. Oppure può cantare Angel. Mia moglie, no, Angel oggi canta dopo. Abbiamo sentito una voce femminile, quindi... Allora, ti abbiamo scavato con l'amante. No... Non lo dire, ecco. Allora canterai in coppia con l'amante, ok? Ecco, dovrai cantare e non ci lasceremo mai, va bene? Noi già ci siamo lasciati. Già ci siamo lasciati. Vabbè. Allora, domanda. Allora, domanda. Oh, attenzione. Che c'entra? Allora, come si chiama l'interprete tra i tanti film di Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più? Il buono, il brutto e il cattivo. Hai tre opzioni. Bravo. Danny DeVito, Carlo Verdone o Clint Eastwood? Clint Eastwood. Quindi io, la terza. Chi è? Aspetta, chi è? Non ho capito. Clint Eastwood. Bravo. La pronuncia di Candelaro che va benissimo. Ottimo. Hai vinto 400 grammi di prosciutto cotto arrosto della Corte Buona. Ti piace? Sì. Oh, no, lui... No, lui è così. Lui è zemaniano. Oh, è giusto. Carlo? Dimmi. Apri gli occhi. Vabbè, apri gli occhi innanzitutto. Dai, cantaci la canzone insieme all'avante. È carina, agli anni 50. Oh, visto? Vabbè. Anni 30. Vabbè, anni 30. Ha una concezione un po' strana. Sì, vabbè. Cantaci una canzone insieme alla tua avante, va? E non ci lasceremo mai. E canti. Vabbè. C'è una minaccia, è una minaccia. Ci ha preso in parola, eh. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose. Aspetta, Carlo, stai sulla tazza? Come? Dai. Stai sulla tazza? No. Io Alzati. Alzati dalla tazza, cantalo senza sforzo, dai. Adesso sei in piedi. Ecco, allora in piedi, senza sforzarti, vai. Carlo, sei riseduto sulla... Perché Carmine che... Carlo. Dimmi. Sto invecchiando. No, io sono più vecchio di te. Dico, ma io sto invecchiando, quindi vai. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. Ma. E basta, mo. Carlo, cioè veramente neanche loro ci riuscirebbero, neanche loro. Non è vero, Carlo, sei stato bravo. Bravo Carlo. Meno male che mi difende Federica. Sì, meno male, vabbè. Carlo, grande fuoco, Carlo, devo dire. Vabbè, buona giornata, grazie. Ciao, un saluto a tutta la famiglia. Sì. Un saluto a tutta la famiglia. Ciao, ai vicini, grazie. Ai vicini. Oh,
è arrivato il momento tanto atteso, guardate, sì, guardate lo sguardo allegro, guardate lo sguardo allegro, di conoscere Andrew Yoon. Bellissimo, Andrew. Bellissimo. Cioè, mi vorrei chiamare anche io come te, cioè, perché proprio Andrew Yoon, cioè, una bellissima ragazza, tra l'altro. Bella ragazza, simpatica, perché ancora la vedete in silenzio, riesce a pensare le parolacce, sì, riesce, però non le riesce a dire. Però lei dice, docente di violoncello, Andrew, da quanti anni sei in Italia? 5 anni. Cinque anni. Sì. Che, cioè, no, sono felice di questo. E fai la docente di violoncello a Foggia, frequenti il conservatorio? Ho finito. Hai finito? Sì, 2 anni fa. Quindi al conservatorio di Foggia, al conservatorio, sì, di Foggia. Ma studiavi già nel tuo paese perché tu sei della, certo, Corea, non no? Certo, non è che fa 2 anni, 3 anni. E poi qui ti sei, sì, sì, diplomata al conservatorio. Sì, laureata. 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 Senti, laureata. Ma dalla Corea a qui, cioè è stato un po' un trauma o no? Com'è stato questo passaggio alla Corea a Foggia? Diciamo, per sbaglio. Sto in Italia. Cioè che cosa, come è avvenuta questa cosa? Racconta. Perché 5 anni fa sono venuta a Foggia Erasmus, volevo continuare, quindi sono venuta di nuovo. Ti è piaciuta l'Italia? Sono venuta con Erasmus a Foggia e hai detto, ma no, quanto è bella Foggia, cioè, giustamente. Cioè. Cosa ti è piaciuto di più di Foggia? Le bombe, attenzione, poi le bombe, le estorsioni oppure le strade rotte? Sì, le buche in realtà. Cosa ti è piaciuto di più? Cioè, cosa ti è piaciuto? Come hai organizzato meglio a Foggia, le buche o le bombe? Niente. Niente, ecco, però è andata a Foggia, cioè, questo, però dall'Erasmus ci fa piacere, è ritornata e si è stata, vedi, quindi vuol dire, quindi, che sta quindi bene. Per sbaglio, quindi per sbaglio, quindi per sbaglio, quindi assolutamente. Beh, ma scherzi a parte, come ti trovi nell'associazione Lo Giacomo? Cioè, mica può dire male, cioè, giustamente. Che c'entra, raccontaci la tua esperienza, ti piace insegnare? Brava Federica. Questo progetto, sì, per tutti, non è per persone che vuole fare la musica per tutti. La musica è per tutti, non è soltanto per i musicisti, no? Quindi queste cose mi piaceva, sono partecipata. Sì, e poi facciamo tanti progetti. E quanti ragazzi hai a suonare con te? Sì, ancora. Ancora non ce l'ho, perché. Ancora non ce l'ho. Perché? Vabbè, tanto. Cioè, piano piano, non è che. Anch'io avevo solo 10 like. Ecco, esatto. Anzi, non ne avevo. Cioè, lei quando è arrivata e ancora non ce ne ho. Aveva 10 like. Però. Ora, dopo 6-7 mesi, ne ha 8. La mamma e la nonna l'hanno sconosciuta. Sì, la mia madre e mia nonna, sì. È giusto, sì, è giusto. Quindi ancora non inizi il tuo corso. No. Oh, però insomma, ma il violoncello è difficilissimo, no? Perché non è uno strumento, ma per te è facile, cioè, è ovvio. Oh, perché il violoncello? Perché invece di suonare il flauto traverso hai preferito il violoncello? Sì, anche io mi chiedo perché ho scelto il violoncello, perché è pesante, grande, anche potevo scegliere flauto attraverso. Esatto. Non lo so. Cioè, tu sei masochista, perché stavi in Corea e sei arrivata a Foggia. Potevi scegliere il flauto traverso, hai scelto il violoncello. Hai il cilicio anche, hai qualcosa. No, non è che sempre decido io. E succede così, così scelgo. Cioè, c'è stato amore, sì, amore a prima vista. Quando hai visto il violoncello, amore a prima vista. Vorrei fare, non vorrei fare. Voglio fare. E l'hai voluto fare. Oh, esatto. Sei una musicista, quindi suoni, non suoni soltanto a Foggia, no? Hai già suonato in altri luoghi? Sì, sì. Sì. Quello che ti è piaciuto di più qual è? Arena di Verona. Ah, cioè, tu hai suonato all'Arena di Verona. Sì. Brava. Dopo autografo. Ok. Oh. Arena di Verona, cosa? Ho suonato con Alvano e Romina. Sì. Allora, Romina, pensa un po'. Lei, tu l'hai vista da vicino Romina? Sì. Somiglia un pochino a lei?
Lei è più bella. No, oh, hai visto? Vabbè, vabbè, cioè, penso un po', mi siete messi d'accordo. No! Quindi tu, aspetta, tu stavi in Corea, dove c'è una grande cultura musicale, vieni qua, ti trasferisci a Foggia e suoni albano e romina, cioè, ma veramente, ma non lo dire in giro, non lo dire. Scherziamo naturalmente, certo. C'è una telefonata, che poi, ecco, lei sembra, no, tutta ad un pezzo, ma è simpaticissima, molto autoironica, è molto simpatica, è vero. Vuol dire che è intelligente, come Federica, quando dorme però. Pronto? Pronto? Buongiorno, ciao, buon pomeriggio. Comunque... Ciao, sono Tania. Chi? Senti. Noi non sentiamo niente. Sì. Pronto? Sì. Mi senti? Sì. Chi sei? Tania. Tania, sei tu, vero? Ciao, buon pomeriggio, come stai? Da dove stai? Ci chiami? Ciao, da Foggia. Veramente sono già venuta lì al programma, già mi conoscete voi. Ah, è già venuta. Ah, sì, ma... Quella Tania sì, lì! Sì, ecco. Ah, no, hai anche cucinato! La fan di Eros Ramazzotti. Questo non lo dire in giro, Hai anche cucinato, Tania, come no? È vero, anche vinto. Sì, anche vinto. Ma bravissima. Brava Tania. Oh. Grazie. Tania, stai seguendo? Lei vive in una famiglia di musicisti, perché il figlio, la figlia canta, il marito suona. Cioè, anche tu, no? Suoni il citofono, sì. Mi sembra, no? Sì, io voglio, suono tutto io. Citofono è bravissimo. No, io mi diletto solo a parlare. E tra l'altro è brava anche molto a presentare. A presentare, bene. Vuoi presentare qualcosa? No, grazie, vi lascio così. No, se vuoi venire a presentare al posto di Federica, sì. Non c'è problema. Allora, Tania, domanda. No, lasciamo Federica lì che è bravissima. Qual è la frase più famosa recitata da Rossella Oara in Via col Vento? Hai tre possibilità. Mettiti la sciarpa che c'è vento. Seconda, abbassa il volume della radio. Troccato. E poi, ma... no, aspetta, domani è un altro giorno. Bravo, vabbè, sola ce l'ha fatta, Sì. La prima. Cioè, mettiti la sciarpa che c'è vento. Tania. Non questa. Tania. Oh, l'ultima. Qual è? Tania. La penultima. Non questa. Tania. Dimmi. Cioè, Rossella Oara... Là dove stava lei, sì. In Louisiana, giustamente c'era il vento, diceva metti la sciarpa che c'è vento. Domani un altro giorno si vedrà, io quella. Ma diceva anche, ancora ti raffreddi? No, allora, quindi ha ragione, ha vinto, cioè, la risposta è esatta. Ti stiamo facendo vincere perché questa si è imbrogliata, perché pensava... che Via col Vento fosse Star Wars. Dai, no? Non è vero. È vero. Quindi, comunque, no, hai sbagliato perché era abbassa il volume della radio, troccato. Sì. È così. Vabbè, no, hai vinto. Hai vinto 400 grammi di prosciutto cotto arrosto della Buona Corte e adesso... Che è la corte buona, comunque, per gli amici. Sì, è buona per la... Sì. Sì. Deliziaci con la tua voce. Vuoi cantare insieme ad Andrew? Volete cantare una cosa di Paola e Chiara insieme? Federica, vuoi cantare qualcosa? Ecco. Qua. Dalle un là. Cioè, Federica, qui a cantare mia figlia. Cantate insieme. Vabbè, cantate figlia. Insieme a mamma e figlia, dai. Va bene, vieni qua, dai. Si vergogna. Dai, Fede, vieni a cantare. Cioè, la cantante, cioè, si vergogna. Scusa, hai cantato qua davanti a tutti adesso al telefono, non vuoi cantare. Dai, una piccola cosa, dai. Cioè, cantate bene, perché se cantate come Carlo, Andrew se ne torna in Corea immediatamente, Va bene. Usci una cosa grande con me. Bella. La cosa che mi fa innamorare, la cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te.
Va bene così. Vogliamo scusa, il ritornello. Il ritornello? Dimmi come va bene. Con mia voglio bene a te. Bravissima, brava. Carlo, prendi spunto per piacere. Grazie, Carlo. Brava, complimenti, grazie per averci chiamato. Grazie per averci chiamato. Allora, abbiamo un altro video? Sì, abbiamo un video, Carmine. Sì, ciao. Il video della locomotiva. Il video della locomotiva. Ecco qua, Che cos'era? Che cos'era quello che abbiamo visto? La locomotiva è un concerto un di appunto questo gruppo, che altro gruppo altra risorsa che abbiamo del territorio, che noi abbiamo cantato un pezzo di Battiato. Quindi ricordiamo che voi ospitate anche tutti questi ragazzi che cantano, che hanno dei gruppi propri. In pratica quello che fanno, suonano, è bellissima questa cosa. Io volevo sapere, ora parla, giuro, e parla fino alla fine. Il progetto, come è nato? Allora, il progetto nasce... Allora Pucci, stavamo... però lui lo sa spiegare meglio di me. No, vogliamo te. Allora, diciamo che l'idea nasce appunto, posso dire, principalmente dal vicepresidente Alfonsina Spirito, che mi ha all'epoca contattata, quindi parliamo del 2012, anno in cui noi come associazione abbiamo risposto ad un avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nello specifico del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che metteva un budget a disposizione per associazioni giovanili in particolare, quindi sempre rivolto a giovani, che si occupassero di inclusione sociale. L'idea appunto nasce nel presentare questo progetto di recuperare ragazzi svantaggiati del nostro territorio, principalmente tramite la musica, però facendolo con un metodo innovativo. E come diceva prima il presidente, non è una scuola di musica, quindi tradizionale classica, anche perché non si avrebbero appunto le basi dalle quali iniziare, ma utilizzare il sistema Abreu, che è un sistema riconosciuto a livello internazionale, per poter insegnare ai ragazzi ad utilizzare lo strumento che loro sceglievano. Il progetto, dicevo, nasce insomma da parecchi anni fa, quindi parliamo dal 2012, quando noi, appunto, è stato l'anno in cui abbiamo presentato il progetto, però tra varie vicissitudini burocratiche, sappiamo, certo, insomma, diciamo che è stato un parto abbastanza lungo, e nel 2014 abbiamo avuto la comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto. Altro tempo, insomma, per farla breve, nel 2015, quindi maggio 2015, un anno fa, però appunto, e nel 13 maggio abbiamo firmato la convenzione presso il Ministero per dare il via alle nostre attività. Dove mi trovate? A Foggia? Dove allora, sono? La sede operativa del progetto è nei pressi di Villaggio Artigiani, in via di Camarda numero 1/11, una cosa del genere, un po' complicata. Sì, in effetti quando diamo il nostro indirizzo è sempre un po', non è facilissimo, però come punto di riferimento vicino di Gflex, vicino l'ASL Foggia 3. Sì, benissimo, okay. Benissimo. Quindi lì in quella sede noi svolgiamo... Il palazzo a due piani, capannone, giusto? Nella stradina di fronte a quel palazzo. L'ASL veterinaria, la zona è quella. Sì. E quindi in quella sede noi svolgiamo principalmente l'attività appunto della pietra scartata,
che, come dicevamo prima, prevede non soltanto insegnare ad utilizzare lo strumento musicale, ma anche partire da materiale di scarto, di riciclo, per poterlo riutilizzare. Ecco, che strumenti fabbricate? Chi ci vuole rispondere, ci risponde. Ecco, che strumenti, dai, che strumenti fabbricate? Andrew. Parlo io? Va bene. Per il momento sostanzialmente strumenti a percussione. Però dovremmo cominciare un corso di liuteria proprio per la costruzione di chitarre battenti. Bello. Perché abbiamo anche in questo caso abbiamo delle grossissime risorse, soltanto che vengono poco valorizzate. Anche perché i liutai che si occupano di chitarre battenti sono in via d'estinzione. Appunto. No? Cioè, a parte c'è uno giovane a San Giovanni, poi c'è quel Rocco Cozzola che ormai è anziano, facianello. Esatto. Sì. Questo grazie anche, diciamo, alla collaborazione di Salvatore Villani, che il maestro, Salvatore Villani di Rignano. Quindi grazie a lui partirà il, diciamo, il laboratorio per la costruzione della chitarra battente. E quindi questo sarà un'ulteriore, un'evoluzione. Abbiamo poi fortunatamente nel nostro staff un altro maestro liutaio, Massimo Ciangiaruso, che lui curerà invece la costruzione degli strumenti a fiato, essendo lui appunto un esperto clarinettista, sassofonista. Quindi insomma si possono creare anche dei posti di lavoro. Ma il senso, diciamo, del progetto era anche questo, cioè voglio dire, vuole essere un anello di congiunzione tra il mondo del lavoro e diciamo, indotti, i vari indotti. Per cui, perché comunque il progetto prevede che gli insegnanti, cioè, non debbano superare i 35 anni di età, per cui c'è proprio c'è questo vincolo. Mirato. Sappiamo che perfettamente che oggi a 40 anni si sta ancora in casa perché il lavoro, certo, non c'è, troppo, per cui sì. Diciamo, certo, non è risolutivo, però è un primo step per chi si avvicina per lavoro alla piuttosto prima che non fare nulla. Infatti. Esatto, si impara esatto, a fare esatto. Qualcosa è un'arte che sta tornando certo, in auge, certo, assolutamente certo. Una cosa utilissima, assolutamente una cosa per cui stiamo cercando di mettere in rete più risorse in modo tale da dare più proposte, insomma, certo. No, ricordiamo però, tu sei figlio di Giovanni Chiappinelli, che negli anni 60-70, diciamo, è stato uno dei più grandi musicisti che abbiamo avuto a Foggia, no? Ma certamente, non perché no, mio padre è un dato di fatto, no? Allora, tra le altre cose è stato uno dei primi ad essersi diplomato in pianoforte al Conservatorio di Foggia, quando ancora il conservatorio non era conservatorio, era liceo musicale. Per cui è stato proprio tra i primissimi. Tra le sue collaborazioni c'è Macario, è stato il primo a costituire l'orchestra ritmo sinfonica della città di Foggia, orchestra di 50 elementi, per cui che girava tutta l'Italia. Io, grazie a questa esperienza di mio padre, ho conosciuto gente come Nino Taranto, Ornella Vanoni, perché io poi piccolino mio padre mi portava con lui e mi faceva partecipare attivamente, insomma, e quindi ha collaborato con Macario, con la compagnia di Totò, cioè è stato davvero molto 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 fortunato. Si è trovato in un periodo in cui, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto la possibilità di conoscere americani, per cui ha cominciato a suonare in giro con gli americani, ha fatto un sacco di esperienza. Davvero sono orgoglioso di essere mio figlio. Certo, è un altro personaggio che ha portato tantissimo alla nostra città. Sì, sicuramente. E che forse la città conosce un po'. Avrebbe dovuto dargli un pochino più di riconoscimento. Tanto per cambiare, sì. Nemo profeta in patria, come si dice. Invece, ecco, c'è una telefonata, ti sei salvata per un minuto. Pronto? 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 Secondo voi potevo mai mandare? Sono Luigi. Ma infatti! Ecco. No, dal prondo, pensavo fossi della Val d'Aosta, invece no, sei Luigi. No, è Luigi. Ciao Luigi! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, come va Luigi?
Abbastanza bene, soprattutto dopo la partita di ieri sera. Oh, sei contento? L'hai vista la partita? Aspita, il primo gol è stato mando... A proposito, ci potresti imitare il suono che ha fatto Riverola quando ha tirato? Cioè, secondo me ha fatto proprio papum! Mi chiedi della voce di Pavarotti. Praticamente un tenore è stato. Secondo me ha fatto proprio papum. Comunque, Riverola e Sarno che hanno portato il Foggia in finale. A proposito, come la vedi, senza dare risultati, Scaramanzia, come la vedi come squadra io in Pisa? Vedo benissimo, la vedo benissimo. Se, anzi, guarda, posso dire questo, che se avrebbe giocato così fin dall'inizio del campionato, saremmo già in Serie B. Ecco, però vabbè, ora stiamo lottando, il Pisa è forte, però adesso ecco, non bisogna sottovalutare. Adesso deve andare Foggia-Pisa. Pisa-Foggia e poi Foggia-Pisa, sì. Ecco. Sì. Sì, la vediamo, sì. Vediamo però al termine ci devi fare il papom, ok? Vabbè, vediamo il gol di Riverola, sì, sì. Sì, certo. Arriverà il gol. Prima intenzione ad aprire su Riverola che aspetta la sovrapposizione di Di Chiara, avanza Riverola, limite dell'area di rigore, pensa al tiro, lo prova! Ed è il grandissimo gol di Martin Riverola! Al quarto minuto della ripresa, ha mirato l'angolo più lontano e ha tolto le ragnatele dal 7, 1-0 per il Foggia al 49esimo. Riverola, solo gol di qualità dello spagnolo. Oh. Andrew, scusa, come si dice in coreano mamme che faiol? Devo spiegarglielo prima in italiano. Infatti. Oh, che meraviglia di tiro potente! Quanto è forte questo tiro! In coreano. Direi una cannonata. Aspetta, Luigi. Quanto è forte questo tiro? Non mi ricordo più. Non si ricorda più il coreano. Cioè, ora hai imparato solo il crocese. Si è troppo italianizzato. Beh, mamma che faiola era la traduzione. Vabbè. Luigi, che è successo? Stai morendo? C'è una mosca. C'è una mosca. Pensavo fosse un'ate. Ah. Vabbè, Luigi, c'era una domanda. Girano strani insetti. Sì, vabbè. Allora, vabbè, figurati. Di chi era sorella la celebre Sora Lella? Allora, hai tre possibilità. Aldo Fabrizi, l'immancabile e insostituibile Rocco Siffredi e Belen Rodriguez. Sì. Scusa, ripeti un po' la domanda per cortesia. Sì. Allora, di chi era sorella la celebre Sora Lella? Aldo Fabrizi. Aldo, esatto, Fabrizi, bravo, cioè non di Rocco Siffredi, no? Neanche di Belen Rodriguez. No, Rocco Siffredi è un altro settore. Un altro settore, cioè quale sarebbe il settore? Puntini puntini. Puntini puntini. No, il settore della... Puntoni puntoni più che altro, vabbè. Delle patatine, mi pare. Delle patatine. Vabbè, sì, quello delle patatine, è vero. Allora, hai vinto 400 grammi di prosciutto cotto arrosto, corte buona. Devi ritirarlo a casa di Rocco Siffredi però, eh. Non so se ti conviene. Dipende. Non lo vuole più. Dipende. Vabbè. Allora, arriviamo a noi. Ecco. Oggi tutto a posto, nessuno si è sentito male. Sì, perché il momento è topico, Luigi che canta, insomma. Cioè, attenzione, qua ci sono dei musicisti, Luigi, mi raccomando. Vai, che cosa ci canti? Io ci provo, Ramazzotti provo. Allora. Sì. Se bastasse una bella canzone, apprezzo già la fa piovere amore, si potrebbe cantarla nel cuore. Sì. Come un milione di volte. Basta se già non ci vorrebbe portando imparare ad amare di più. Ma bravissimo! Ma è un misto, ma si può dare di più! Sì, vabbè. E com'è il ritornello? Se bastasse una bella canzone. No, il ritornello. Ah, basta, sei già. Sì.
Basta sei già. Basta sei già. No, il ritornello è dedicato a tutti quelli che... sono allo sbando. Vabbè, Luigi, non preoccupare, Luigi. Ma lo sai qual è la cosa che mi fa più che simpatico che Luigi, no? Che quando canta a bassa voce. Sì, perché si autovergogna, cioè si vergogna anche di sentirsi Luigi. Ma sei bravissimo. Bravo, Luigi. Non canta. Non cantare mai più, Luigi, veramente. Non cantare, Luigi. No, non è vero, canta. Sei vabbè, stato grazie bravo. Ci è piaciuta anche la scelta della canzone. Sì, a me proprio. Ciao. Grazie, Luigi. Okay, ciao, grazie. Oh, sempre simpatico. Ciao. Grazie. Oh, invece vogliamo sapere che cosa ti piace di più di questa città, però veramente. Cioè, la cucina. No, oh, che cosa che ti piace di più della cucina pugliese? Tutto. Oh, tutto. Ci cioè, piace per esempio, risposta. Cioè, qual è il piatto oggi che hai mangiato? No, riso. Riso. Cioè, non ti accocchia niente. Con la... Oh, poi invece una cosa tipica foggiana. Pancotto. L'acqua, l'acqua la facciamo anche noi. Pancotto. No, pancotto. Il pancotto. Il pancotto è bravo. Ti piace il pancotto? Sì. Cioè, c'è una bella differenza, immagino, tra la cucina coreana e la cucina foggiana, perché c'è. Oh, ma quale preferisci, quella coreana o quella foggiana? Puoi anche dire quella coreana, perché è giusto, no? Ovvio. Il McDonald's. No, in Corea dovrebbero essere salutisti. Non lo so, in Corea non so cosa si mangia in Corea, cioè... Un piatto riso. Tipico? Riso con tipo... Oh, salsa piccante con salsa di soia. Riso con la salsa di soia. Mm-hmm. Poi? Più o meno con queste cose. Con le cozze. Verdure, è vero? Sì. Tante verdure. Mm-hmm. Tipo, sì. Che verdure ci sono da voi? Perché stanno da noi? Cetriolo, c'è là? No, quello carciofi. Carciofi. E poi finocchi non c'è. Finocchi quello, non ci sono. Altre cose ci sono tutti. Ah, vedi. Insomma, vabbè, ma mangiano... Vabbè, mangiate anche le alghe, giusto? Sì, sì. Le alghe tantissimo le mangiano. Le alghe è vero, che però sono buone. Però sono buone, in realtà. Cioè, che noi pensiamo alle alghe, pensiamo a quelle di Siponto, ma quelle cioè, sono un'altra cosa. Vabbè. Oh, abbiamo allora, un'altra telefonata, no? Sì, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Anna da Foggia. Anna da Foggia, benvenuta. Anna da Foggia, un piatto coreano. Voi. Conosci un piatto coreano? Di solito sono i piatti quelli orientali. Sì. Ma l'Oriente è grande, Cioè non è che la Cina e il Giappone. Sushi, per esempio. La Thailandia. No, non lo so, cioè, no, chiedevo io a te perché non lo sapevo. Un nome di un piatto coreano? Bibimpa. Ci piace tanto. Bellissimo. Bibimpa. Che sarebbe? Carino. Riso bianco con tante verdure con salsa piccante. Buono! Pipimpa, mi raccomando, Ricordatelo. Ma io non lo conosco questo piatto. Riso bianco con tante verdure con e la verdure salsa e piccante. Salsa piccante. Ho capito. Cioè, quando vuoi fare un pranzo diverso, invece del solito troccolo con la braciola, un pipimpa è veramente fare una bella figura. A me piace la cucina orientale, quella coreana. Va bene. Vabbè, allora, domanda. Domanda. Quanti matrimoni e quanti funerali c'erano in un celebre film con Hugh Grant? Mi dai tre opzioni come hai fatto agli altri? Non ce le vuoi. Non c'è, è una domanda senza le opzioni. No, le ultime due non ce le hanno. Non che ce le hanno. Vabbè, comunque Hugh Grant, cioè... Quello è il film che l'ha reso famoso. Vero. Quanti matrimoni e quanti funerali? Erano più i matrimoni, diciamolo, ecco. Sì. Diciamo che i funerali erano la metà dei matrimoni. Esatto, però. No, di meno. No, erano ancora di meno. Diciamo erano un quarto, tu un quarto di numero. Sì. Sì, tipo... Allora, erano quattro matrimoni. Sì. È giusto? Sì, è un funerale. È un funerale, oh, brava, brava, esatto. complimenti. Era bellissimo, cioè mi ha messo un po' in difficoltà, veramente. Vabbè, quattro matrimoni e un funerale. Come si dice quattro matrimoni e un funerale in coreano? Pim pim pa, pim pim pa. Oh, ok, ci vuoi cantare una canzone? Va bene.
Allora, la chitarra non ce l'hai, quindi non mi puoi accompagnare più. No. Beh, a te piace molto pure Claudio Baglioni. Sì, vabbè, non ti preoccupare, ti accompagniamo lo stesso. Vabbè, nel frattempo hai vinto 400 grammi di prosciutto cotto arrosto della Corte Buona, dove sono tutti buoni. Sì, che meraviglia. Ti può fare lei, ti può doppiare per terze lei. Dai, vai. Ma che canzone dovete cantare? Senza te morirei. Senza te scoppierei. Senza te brucierei tutti i sogni miei. Sì. Va bene così? Poi? Sì. Solo poi? Senza... Solo senza di te. Che fare? Brava. Senza te. Bravissima, brava. Basta. Però la prossima, una un po' più allegra. Cioè quell'altro stava morendo. Quello tento il switch. Manca la trasmissione oggi, molto interessante. Cosa? Una bella trasmissione oggi, molto interessante. Oh, grazie. Mi fa piacere. Come si chiama il piatto? Come si chiama il piatto? Vediamo se hai imparato qualcosa. Piatto coreano si chiama? Quello con il riso con le verdure. Sì, il nome. Come si chiama? No, quello è il ping pong, no. Pim pim pa. Sì, ho capito. Sì. Hai ragione pure tu. Va bene, grazie per averci chiamato. Grazie, ciao, torna a chiamarci. Grazie per averci chiamato. Dovremmo avere delle foto, buon Carmine, se ce le mostra, le commentiamo insieme ai nostri ospiti. Allora, questo è un ragazzo che si è esibito da voi. Sì, aspettiamo un girone di bene. Questo dovrebbe essere il... Si chiama Stefano Cece. Sì, esatto. E ha un gruppo e... È bellissimo, lei manda le foto e lei se le autocommette. Sì. È un gruppo, uno di questi gruppi che decide di esibirsi da voi, no? Come si fa per, se io fossi tipo una cantante, per esempio? Vabbè, basta contattarci e... Sulla pagina Facebook avete... Anche abbiamo un sito internet. Quindi diamo un po' di... Si può fare un concerto vero e proprio con il pubblico. Sì. Quindi sulla pagina Facebook oppure... Sul nostro sito internet, che è www.associazionegiaco.com Giaco con la J di Juventus. No, punto it, scusa. È la... punto la it, giusto. Ecco, okay. Questo è un altro concerto. Questo è Riccardo Ascani, chitarrista romano, esperto in musica flamenco. Bellissimo. Questo è il seminario che abbiamo fatto nel pomeriggio con Riccardo. Quindi c'è gente comunque. Ecco qua. Selfie. Simpatico. Questo è sempre il ragazzo di prima. Questo è il ragazzo che abbiamo visto, prima video sì, della sì, locomotiva. No, siccome hai mandato tu queste foto, ora spiega. Questo è un Ecco, questo mi incuriosiva tanto. Questo è un altro esperimento che abbiamo fatto, cioè proprio in virtù del fatto che non vogliamo racchiuderci soltanto o limitare il nostro intervento soltanto alla musica. Grazie all'apporto di due pittori foggiani che hanno poi allestito appunto una mostra permanente. Quindi Michele Padadino e Michele, aiutami, dopo per i cognomi. Vabbè. Sono due Micheli, uno più bravo dell'altro. Tra altre cose saluto Michele Padadino perché è stato vittima di un incidente per cui è ricoverato in ospedale. Lo salutiamo, però per rimanere in tema con la tristezza delle canzoni. Michele, mi raccomando che mettiti presto, che abbiamo bisogno di te. Certo. E queste sono le opere che hanno fatto durante gli spettacoli. Golden Gate di San Francisco. Questa ancora una volta dopo il laboratorio con Riccardo Ascani. Questo che cos'è? Il giorno della...
dell'inaugurazione, della presentazione, esatto, del progetto. Quindi abbiamo dopo fatto l'ennesima presentazione, abbiamo fatto almeno 4 5 sì, che ce n'è stata più di una. Ecco. Sì, no, scusate, tornate indietro. Un po' prima. No, questa ragazza vi ringrazierà per averla fotografata mentre doveva fare la pipì. Guardate, sta proprio... È vero. No, non è vero, è una ragazza del nostro staff, una presenza ormai indispensabile per noi. Vero, infatti la torta, è opera sua. Ah, ecco. Oh, quindi, insomma, non c'è bisogno di appartenere a delle categorie disagiate per venire da voi. Assolutamente no. Chiunque, aperta a chiunque, spieghiamola. Chiaro. Spieghiamola questa cosa. Sono gli interventi che sono rivolti a quel tipo di fascia. No, però poi alla fine, insomma, voi vi incontrate. Sì, stiamo insieme come persone normali. L'associazione normale di promozione culturale, quindi insomma. Oh, ci sono anche le belle ragazze. No, devo dire una cosa, cioè, la presenza femminile è altissima. Sì, quindi non dire invito... questa cosa. Invito gli amici maschietti a... Soprattutto i rapiconi, fila di rapiconi. Quelli no. Quelli no. No, è vero, no. No, davvero, è una delle poche associazioni dove la presenza femminile è molto alta. Certo, davvero. Sì, certo. Allora, c'è una telefonata, vuoi rispondere tu direttamente? Certo. Vai. Sì, dai, rispondi tu, dai. L'aspettavo altro. La parola ma... un cartone animato che diceva pim pim pam. Pronto? Non mi ricordo. Pronto? Sì. Come ti... Buonasera. Come ti chiami? Mi chiamo Francesca. Ciao. Da Foggia. Ah, che meraviglia. Ciao. Fantastica Francesca. Simpaticissima. Di quello che va, di pim pim pam e scappa. Pim pim pam. Cosa mi vuoi dire? Ciao Francesca, ciao Francesca. Ciao. Cioè, noi scherziamo perché lei è simpatica naturalmente, ci fa veramente piacere. Come stai? Francesca, come stai? Come va? Bene. Bene, ma tu sai che cos'è il pim pim pim? No, attenzione. Pim pim pam. Cioè, pim pim pam. Sì. Oh, l'abbiamo spiegato prima ed è un piatto tipico coreano. Ce l'hai detto un piatto con le verdure. Sì, ma che cos'è che cioè, c'è? Non è stupida, lo sa. Cioè, cioè il... I rigatoni con le verdure. Il riso. Riso con verdure e salsa. Cioè lei sta cercando di sembrare un soggetto disagiato per poter venire... Sì, ecco. E salsa piccante. Deve essere buono. E salsa piccante, sì. Ha ripetuto. Certo, cioè si sta assecondando, certo. Fai le domande e ti rispondi. Mi ricordi un amico che quando facevamo l'asta del fantacalcio comprava Totti, 8 euro, 9 euro e si rilanciava da solo. Saluto Massimo, grande genio. Ma della... suoni qualche strumento musicale? Francesca? No. Vabbè, ascolterai musica però, no? C'è qualcosa, farai dalla mattina alla sera, Francesca? Francesca? Sì, vado in palestra. Oh, vai in palestra. Ma è la stessa di Piero? Sì, la mia palestra, la palestra del cibo. Allora, domanda, Federica. Domanda. Chi era Sergio Leone? Chi era Sergio Leone? È l'ultima. È un regista. Un regista italiano, esatto. Il padre del western all'italiana. Hai vinto 400 grammi di prosciutto cotto arrosto. Corte buona. Sei contenta? Cioè sono più contenta. Grazie. Io che l'ho vinto. Ecco, secondo te, Francesca, Federica potrebbe entrare di diritto come personaggio disagiato nell'associazione Giaco? Sì, assolutamente. Io lo sapevo, brava. Grazie. Cantaci una canzone. Una canzone dei ricchi e poveri. Ti pareva, ma che bello, vai. I ricchi e poveri sono arrivati anche in Corea, no? I ricchi e poveri. Sì, loro sono... Paese mio che stai... Che stai sulla collina. Aspetta, siccome l'abbiamo cantato un sacco di volte, ce la potresti cantare in coreano? Dai. Non lo conosco il coreano. Il lucerino? Neanche. Vabbè, vai. Versione originale. Disteso come un vecchio addormentato. Ma era Piero?
la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Sì. Paese mio, ti lascio e vado via. Vai, ritornello. Che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Se continui a cantare così abbiamo un'idea. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Sarà quel che sarà. Brava. L'ha cantata come Franco dei Ricchi e Poveri, ma l'ha cantata. Brava, complimenti. Brava, ci è piaciuta. Grazie. Sei contenta? Oh. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Chi vuoi salutare? I Ricchi e Poveri. No, non vuole. Parola magica di oggi qual è? Pi. Pim pim pam. Comunque non sai che c'era qualcuno che quella era pari in pampù. È vero, lei ricorda, infatti è una fan. Vabbè, grazie Francesca, grazie. Cosa ricordi di pari in pampù, visto che rendiamola professionale questa intervista? Era un cartone animato che andava in onda negli anni 80. Sì? Ma chi era? Come si chiamava? Ma non mi ricordo. Magica Emi? No. Chiediamo alla consulente sopra, pari in pampù chi era? Crimi. Ma era bellissima Crimi. Sì. È vero. C'è un momento di panico, di silenzio, di imbarazzo. Mi piaceva tantissimo Crimi. Cioè, raccontaci. Perché io li ricordo tutti i cartoni animati, sono una fan dei cartoni animati. Interessante. Che cartoni animati si vedono in Corea? Cioè, per capire. Beh, Crimi non so. Quello di giapponese. Certo. Il giapponese. Tipo manga. Ah, giapponesi. Cioè, tipo Holly e Benji si vede? Capitan Tsubasu, One Piece, tutte queste cose qui. Bene. E quell'altro con i capelli così? Quello è Ben Ten. No, Ben Ten. Ben Ten. Ben Ten. E poi anche Dragon Ball. Quello sì, tantissimo. Quello è proprio giapponese, non è italiano. Sì, come la maggior parte dei cartoni. Sì, infatti, purtroppo. Cioè, cosa pensi delle trasmissioni italiane dopo questo obbrobrio che abbiamo fatto? È questo? Sì. Un buon livello. È ridicola questa cosa, sì. Documenti. No, cioè, vedi la prossima volta. Quindi proprio... Che figure ci puoi fare? Vabbè, comunque io somiglio un po' a Crimi. Lo dovrei chiedere Crimi domani. Dopo la chemioterapia. Dai, lo dovrei chiedere domani a Pane Quotidiano. Federica, ma c'è, ti sei resa conto che abbiamo fatto una trasmissione, cioè con tre persone, se... Sì. Ma no, sono simpaticissimi, diciamo, ci proviamo. L'apparenza non è quella che è. Cioè, quindi anche tu. E poi se sono musicisti sono degli artisti e quindi gli artisti sono tutti un po' strani. Anche io sono mi reputo un artista. Un artista. Certo. No, aspetta, Carmine, scusate, telespettatori, lei si reputa un artista. Sono un artista, ma io sono un artista nel modo di essere. Ma? Cioè? Va in tutto, prima di tutto perché... Voglio vedere il livello di imbarazzo fino a quanto... No, non sono imbarazzata, lo penso di me, che sono tendenzialmente un artista, mi sto già correggendo. Sì. Sono tendenzialmente un artista perché ho una forma mentis artistica, e sono laureata in Accademia di Belle Arti. Ha chiuso. Prima dipingevo tantissimo, disegnavo, studio canto. Perché in realtà sono a livello un po'... Perché se poi scoprite veramente come canto, la buttate fuori dalla finestra. No. Sono a livello elementare di canto, però mi sento molto artista. Sai, penso che ci sia dentro di noi un piccolo artista, un po' in ognuno, secondo me. Dai! Vabbè, sentite, io chiuderei. Sono un po' dadaista. Sì, ricordiamo i contatti, sì. Pucci. No, per pagina i contatti, ricordiamo le cliniche per Federica. Sì, dai, se c'è, ma mi sa che era la stessa dove sei stato pure tu l'anno scorso. No, se c'è una, cortesemente, se c'è una camicia di forza, se qualcuno ce l'ha di seconda mano, noi la acquistiamo. Ce l'ho in macchina. Sì, allora.
Volevo ricordare una cosa, se è possibile, oltre ai nostri contatti. L'associazione Giaco è anche beneficiaria del 5 per 1000. Oh, ed è il periodo giusto. È il periodo giusto per ricordarlo. Giusto. Quindi sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook trovate il nostro codice fiscale da indicare nella dichiarazione per devolvere, se volete, il vostro 5 per 1000. Ecco, visto che il mio commercialista mi segue... Cioè cercalo perché io ci sto, almeno veramente, okay, perché se no veramente lo diamo, cioè, metti che capita un'associazione patrocinata da Federica, veramente si perde questo, vabbè, lasciamo perdere. Che burlone. Ringraziamo ringraziamo la dottoressa Antonella Blonna che si occupa dell'amministrazione, ringraziamo il maestro Pucci Cappinelli, grazie, presidente dell'associazione e anche insegnante di pianoforte, certo. E poi Andrew Yun, che è un insegnante di violoncello ed è anche una simpaticissima ragazza. Ecco, cioè, è contenta. Scusa, ora tu, cosa pensi di Federica? Secondo te, è simpatica Federica o è proprio un caso irrecuperabile? Sì, simpatica. Simpaticamente è un caso irrecuperabile. Esatto. Vabbè. Chiudiamo con la parola d'ordine di oggi, che è pim pim pa, pim pim pa, che è una cosa bella. Per me ce l'hai. Dicene un altro di piatto. Il pam pom pe, no non esiste. Un altro? Un altro. Bulgogi? No, questo è di Bugogogi. Fu? Bugogogi. Plugogi. 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 Plugogi, che sarebbe? Carne con salsa di soia. Buona. Carne con salsa di soia. Plugogi e pim pum pa. Pim pum pa. Pim pum pa. Era pim pim pa. Pim pim pa. Domani noi facciamo un'altra trasmissione. Potresti cucinarci un flugoghi e un pim pim pa? Comunque lo sai, mi piace tantissimo dire questa. Sì, è bene. Cioè, è andata? Sì. Pim 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 e gugoghi. Sì, cioè ha detto praticamente in coreano, ha pensato, ma sti due, da dove? Vabbè, complimenti ancora ai nostri tre ospiti, siamo stati contentissimi. Con scusate per Federica, però. Cioè, il problema lo sapete qual è, quando non esce lo spacciatore, sì, l'hanno arrestato di nuovo e lei. No, in realtà ha saputo che si è fatto male ieri alla partita del Foggia. Si è fatto soprattutto, sì, più male. Vabbè, ci vediamo domani. Domani ci saranno 800.000 ragazzi delle scuole del Gargano, di Peschici, numero uno, Vico, Carpino e Rocky, Rodi Garganico. Quindi domani, olè. Ok, ci vediamo domani. Ciao, Gugo Ghi. Non lo so, questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la ta, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la ta, ho tanti amici e non lo so.